giorni e giorni che non ci vediamo. Poi da quando ho iniziato a scrivere quella maledetta tesi di laurea, guarda, credevo di impazzire. Oggi avevo proprio voglia di rivederti, sai. Anche io credevo di impazzire. Era come se mi trovassi in un'altra realtà. Non mi rendevo conto di quello che facevo. Adesso siamo qui, no? Facciamo per tutto come prima. Sai, ieri guardavo un film di Hitchcock. Non ricordo bene il titolo. Però parlava di un assassino che ammazzava le donne strangolandole con una cravatta. Dai, Roberto, lo sai che non mi piace parlare di film violenti. Poi con quello che sta succedendo in questi giorni e la storia del maniaco. Va bene, va bene. Come non detto. Vuoi qualcosa da bere? No, grazie, vai. Ti aspetto qui. Come vuoi. Pronto, Luca? Pronto, Luca? Non conosceva più l'angoscia, non sapeva più cos'era la paura. L'unica cosa che gli rimaneva era il piacere fatto di violenza e furia criminale che lo spinse a diventare un assassino. Che c'è? Ti ho spaventata? No, no, non ti preoccupare. Sicura? Sì. Senti, perché non andiamo a fare un giro? Non mi va più di stare qui. Dove? È una sorpresa. Dai, andiamo. È molto bello qui. Non c'ero mai stato. Mi sa che dovremmo incontrarci qui qualche volta. Credo anch'io. Quindi ho fatto bene a portarti qui. Non pensavo conoscessi posti del genere. Mia nonna aveva un casolare da queste parti. Ogni tanto venivamo a passarci qualche giornata. Adesso però l'ha abbandonato. Non ci sono più andata. Vorrei vederlo qualche volta. Mi sento molto meglio adesso. Stare qui, in mezzo agli alberi, ai fiori, il vento che soffia. E soprattutto con te. Mi rigenera fortemente. Sono contenta. Anche io adesso mi sento come Renata.